Amici mesagnesi, siamo qui alla Fiera di Novembre, conosciuta anche come la Fiera degli Ittantaguli, nome storico, proprio perché si svolgeva all'interno del centro storico di Mesagne ed era così stretta, la fiera molto frequentata da molta gente e quindi appunto ha avuto questo nome. Ci troviamo a Rione Seta, al Piazza Mercato. Famoso tappeto okay. Magico, Non lo so. Veramente ne parlano i giornali di questo prodotto, le televisioni. Adesso siamo arrivati, il piccolo io lo consiglio a chi come me abita nel centro storico. Signora, lei parlava di soldi, io invece vado contro i miei interessi. Il grande non va bene a tutti, perché io ho visto che parecchia gente, appena dico grande, spinge il marito avanti. Sbagliato, perché quello grande va bene se hai un'entrata patronale. Anche no, non sono rotti. Via Garibaldi, rotti 19. Nuovo e favoloso. Io odio i bicchieri rotti, sani e belli. Costano 18 euro. Ci hanno detto che lei viene da un bel po' qui a questa fiera, quindi abbiamo delle fonti storiche grazie a lei. Un paio d'anni che vengo, venivo quando ero giovane qua. 60 anni fa. Si vedono delle differenze, vero, tra come si vendeva prima e come si vende adesso? Questa era una fiera che venava oro. Oro. Prima come veniva chiamata questa fiera? Se non mi ricordo più, perché ormai tenho 84 anni. Io ero 17-18 anni, venivo a fare la fiera. Ma le vendite sono calate in confronto a come si vendeva prima? La manco la quarta parte è calata, di fronte a quell'età là. Grazie. E che portare si vendeva, Credo che portare. Prima era una fiera molto attesa questa. Non era al centro poi, del paese. Sì. La fiera, buonissima. E non si pagava niente neanche. C'era il tazio, a volte si pagava e a volte non si pagava. Veniva alla fiera senza fare domande, e si occupavano dei posti, si apriva. Adesso no, guarda, 38 ore di posteggio. Ma come si fa? Si può andare avanti, non si può andare avanti. Siamo qui e stiamo intervistando molta gente che diciamo che è veterana di questa fiera di novembre, che prima era molto attesa, adesso invece a causa di vari centri commerciali, negozi, è molto meno attesa. Lei ci vuole parlare un po' della storia di questa fiera? La storia, questa fiera è antica, io me la ricordo fin da piccolo, per cui prima si svolgevano al centro storico dove gli spazi erano molto limitati ed era anche uno dei motivi che la chiamavano la fiera dell'Ittantaguli. Adesso che la fanno qui in una zona periferica dove gli spazi sono enormi, l'hanno così concepita che gli spazi sono stretti per poter passare, vedere, passeggiare, Caliguli di tanto non lo stesso. E quindi è cambiato qualche cosa meno che questo. Quindi la tradizione si mantiene ancora? Ma la tradizione si mantiene, dai. Basterebbe organizzare un po' in modo diverso le cose per poter migliorare veramente. Dici, ma poi perdiamo la tradizione, ma mo... Moli tanto tutti lì giù, ogni minuto lì giovane, quindi non è necessario proprio mantenerla questa. Le vendite in questo periodo, come ci hanno detto il resto dei commercianti che vengono qui, sono calate, vero? Anche per voi? Diciamo che per noi non è che siano calate, perché l'innovazione è un prodotto che, anche se ce l'hanno già parecchi clienti, però la maggior parte di chi ne ha parlato di questo prodotto qua ha convinto le amiche o i familiari stessi a venirlo a provare. L'innovazione è quella che diciamo oggi può essere il numero uno, andare nel campo delle vendite, perché le vendite, ripeto, quando il prodotto è buono batte qualsiasi problema. Cioè, quindi se si porta innovazione le vendite non calano? No, pur essendoci vari negozi e centri commerciali? Sì, diciamo che anche a parte l'innovazione principale e anche il discorso di trovare un qualcosa che magari non si trova neanche in un centro commerciale o in un negozio qualsiasi. Lei da quanti anni è che viene a questa fiera? 4 anni. Ma lei sa le origini di questa fiera più o meno? La conosceva già prima di venirci qui a lavorare? La conoscevo perché non è da molti anni che faccio questo lavoro, perciò... Lei da dove viene? Da Carovigno. Quindi lei da Carovigno ogni mese di novembre viene qui a... Alla fiera, ma non solo, anche al mercato, il mercoledì. Ma le vendite sono calate in questi 4 anni? La terza parte di 4 anni fa. Perché noi abbiamo chiesto a qualcuno che veniva da molti più anni e ha detto che è calata numerosamente la vendita. Molto in meno.
tre volte in meno. Ok, grazie. A 30 siamo andati a finire. Questa è purtroppo la situazione economica di oggi, che è molto critica.